Ragazze, questo è un nuovo video, ovviamente, un nuovo video però in collaborazione con Serena, che è una ragazza che appunto si è iscritta al mio canale, con cui ho stretto comunque una bella amicizia, che saluto. E insieme a Serena ogni mese presenteremo i nostri personali prodotti promossi e bocciati del mese, appunto. Iniziamo appunto con i prodotti preferiti e bocciati di gennaio. Inizio. Cane e gatto. Ah, beh, uno vicino all'altro. Iniziamo con i preferiti. Allora, voglio partire dagli ombretti, perché uno degli ombretti, o meglio, la mini palette che ho utilizzato di più in assoluto questo mese, è stata questa palette della Issy, con questa è la 02. Con questi tre colori qui. Sono un beige, tutti shimmer, tutti con l'effetto metallico. Questo verdone qui che dà quasi su un grigio, e poi questo grigio scuro antracite, molto bello, che ha anche qualcosa di verde. Questa è la palette. E pagata, vabbè, ovviamente una fesseria, 1,50 euro al bazar. E dire che l'ho utilizzata quasi ogni giorno, durante le feste, anche al matrimonio l'ho utilizzata, è un matrimonio, un 25esimo di matrimonio a cui sono andata, quindi mi è piaciuta davvero tanto. Un altro ombretto che mi è piaciuto tanto e che ho utilizzato quasi per ravvivare magari dei trucchi naturali è, o meglio sono due, vi do l'alternativa, questo ombretto della Malinka è lo 03 ed è un ombretto cotto mono ipoallergenico ed è questo color caramello, molto shimmer, vedete? Molto luminoso, si può utilizzare sotto l'arcata sopraccigliare oppure picchiettandolo al centro della palpebra per illuminare lo sguardo. È un, diciamo, il gemello di questo, che comunque è una marca che magari non si vende ovunque. È il Color & Shine 02 Stage Beauty. Ma l'effetto è un po' più marcato, ovviamente, perché c'è questo rame, quindi tende un po' più al rame. Ve lo metto qui su. Però vedete? Questo è quello di Essence, questo è quello Malinka. Ovviamente nell'Essence ci sono tutte queste venature ramate, che sono ovviamente più evidenti. Un altro prodotto che ho utilizzato, che comunque tra i miei preferiti, è un blush, il Mineral Powder Blush di Essence, la mia tonalità che è l'unica che ho, è la 04 Best Friend, e praticamente mi si è anche rotto, topazio me l'ha fatto cascare più e più volte, ed è questo colore qui che ovviamente vedete. Ha due colori e me lo sto praticamente mangiando. Proprio questo buco, questo affossamento. Ed è un blush perfetto, vedete, per tutti i giorni. E mi piace proprio tanto, tanto, tanto. Poi un altro blush che mi è piaciuto tantissimo è che mamma! E che l'ho utilizzato spesso, è un blush minerale, un blush della Lumiere Cosmetics, si chiama Apricot e quindi, come potete immaginare, è un color albicocca.
Eccolo. Ne basta pochissimo, dura un sacco, ma come sapete gli ombretti minerali o comunque quelli degli ombretti. Ah, è bello anche, l'ho utilizzato anche come ombretto. Ovviamente i blush, se sotto applicate una base cremosa, quindi magari un blush cremoso, durano molto di più. Poi andiamo avanti, una palette, passiamo alle palette e abbiamo quasi finito, che ho utilizzato sempre a discapito degli altri correttori che avevo, appunto, è la palette dei correttori, dei 15 correttori della My Body Solo, vabbè, la palette di 15 correttori. E poi mi sono praticamente mangiata questi due correttori che io miscelo per trovare la mia tonalità giusta di correttori. E poi, vabbè, il verde che comunque utilizzo per i rossori, e a me piacciono. Sono cremosi, mi durano tanto. Un'altra palette e chiudo. È stata una palette appunto che ho utilizzato sempre. È stata la palette della Froilane che mi è stata inviata gratuitamente. Qui non c'è il nome, comunque è la 26 Night Cut and Blush Eyeshadow. Ed è questa palette qui, ed è fantastica. mi piacciono tutti i colori, mi piacciono i blush. Questo blush lo amo alla follia, come sapete, anche questo e questo. Questi sono un po' più azzardati, ma si possono utilizzare. E poi vabbè, tutti i tortora, i marroni, il caramello, questo rosa pesca e questo rosa un po' più acceso che tende più sul corallo, e mi piace proprio tanto, 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 tanto. Gli ultimi prodotti, passiamo a mascara. Un prodotto, cioè un mascara che mi è piaciuto proprio tanto e che ho utilizzato sempre, è stato il Max Factor Lash Extension Effect. E questo mascara qui, che mi era stato inviato gratuitamente, ed ha questo scovolino sottile che allunga tantissimo le ciglia, le pettina. A me piace un sacco per la mattina, e invece lo utilizzo anche la sera, il sabato sera, e applico prima questo mascara qui, e in combinazione con questo mascara qui ovviamente applico il fratello, quello cicciotto, famosissimo, il False Lash Effect, sempre della Max Factor, che vabbè conoscete tutti, inutile che vi faccio vedere lo scovolino. Quindi questi due mascara usati in combinazione fanno un effetto fantastico, perché questo allunga e questo volumizza, e inoltre fa proprio l'effetto ciglia finte. Quindi io questi due mascara li adoro e li ricomprerò. Questo mascara sembra che non faccia nulla, ma a me allunga un sacco le ciglia e mi piace proprio tanto, soprattutto per il giorno, perché non dà appunto l'effetto drammatico. Passiamo ai bocciati, sono pochi, sono quattro, ma inizio sempre dal mascara, un mascara che io odio, cioè odio perché mi sembra proprio un non mascara, è l'Hypnogloss di Essence, che io vedo che ci sono ancora ragazze che purtroppo lo acquistano, ed è perché uno si fa ingannare. Io per esempio quando l'ho preso, sono fatta ingannare sia dal packaging, che è carino, così olografico, e poi perché c'è questa scritta 3 in 1 mascara. Io lo utilizzo. Ah, questo poi sembra che oramai io ce l'ho da quanto sarà? Un bel po'. Vi dico un bel po' di mesi, minimo 6 mesi, minimo. Non si è ancora seccato perché è straliquido. E lo utilizzo appunto quando magari trucco qualche mia amica e non voglio un mascara pesante. Questo è leggerissimo, è praticamente come se non si applicasse proprio il mascara, quindi lo tengo per questo motivo qui. E poi perché non si è ancora seccato. Anche se sì, vabbè, in realtà il mascara dovrebbe essere cambiato, andrebbe cambiato ogni 3 mesi. Un altro prodotto che odio, è che chi mi segue lo sa,
è il Calvin Klein Gel Eyeliner. Questo è il 302 Black Eyes ed è come si chiama? Un eyeliner in gel. Ed è questo eyeliner qui. È secco, difficile da stendere ed è sempre stato così. E questo è il problema, è sempre stato così e non sono mai riuscita ad utilizzarlo. Lo utilizzo come base quando voglio fare un trucco scuro, uno smoky sul nero. Giusto perché dico mi dispiace buttarlo e lo utilizzo in questa maniera. Passiamo due palettine piccole, un quad e un duo. Passiamo prima al duo e sto parlando del duo di Debbie, è il duo Color Case 01 ed è questo duo qui, questo nero glitterato, sembra glitterato. E questo bianco shimmer. Il bianco una volta, cioè, preso così col dito, sembra ammazza quando scrive. Ma dove? Ma dove? Dove scrive? Non lo so, e proprio non si può neppure prelevare. Si può, secondo me, solo utilizzare con il dito e spatasciarcelo sopra l'occhio. E poi questo nero qui che non ha proprio, a parte che i glitter, cioè al tatto facendo così, sono grandissimi e fastidiosissimi. Ne vedete qualcuno? Ce ne sono tipo 7. E ovviamente questo scrive, ma non lascia un fico secco, ecco. Ne lascia due di glitter qui. E non è proprio il caso. Poi, sempre con queste mani sporche, vi faccio vedere una palettina di Essence che odio, odio proprio, ed è la Fiji Feeling della linea Sun Club 02. E questa palettina qui, i colori sembrano carini, vabbè, a parte il rosa che non, visto così sul dito scrive, ma poi sparisce. Mi piace il marrone, ma anche qui molto evanescente. Questo, vediamo se posso prendere. È molto tenue. Questo verdone mi piaceva, ma poi visto così sembra più marrone. Vedete? Molto appunto evanescente anche questo. Io l'utilizzo giusto. Questa palette mi piace solo per l'highlighter, che è questo qui. E mi piace un sacco questo highlighter qui. E lo utilizzo sotto l'arcata sopraccigliare, altrimenti non mi piace. Questi sono i prodotti. Mio Dio. Sono i prodotti preferiti e bocciati di questo mese. Io saluto Serena, la ringrazio per questa collaborazione. Vi rimando al suo canale, vi lascio il link del suo video con i suoi preferiti e bocciati. Sono curiosissima anch'io di sapere quali sono i suoi preferiti e i suoi bocciati. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!